che è la prima occasione che dovresti perdere me. Andiamo. Angelo! Angelo, vieni qua! Teresa, fra due minuti sono da te. Uè, Teresa. E voi che ci fate qui? Che è successo? Non ci fai entrare? Siamo amici oppure no? Entrate. Donna Teresa, noi sappiamo che voi siete una brava donna e che siete la moglie di un nostro caro amico che adesso non c'è più. Donna Teresa, però, i debiti si devono pagare. Ma quali debiti? Io vi ho dato tutto, fino all'ultima lira. Donna Teresa, dimenticate una cosa molto importante. L'ultima rata l'avete pagata con 2 mesi di ritardo. Ah, ma anche se l'ho pagata di ritardo, l'ho comunque pagata. Donna Teresa, gli interessi. E gli interessi dove li mettiamo, Donna Teresa? Gli interessi? Ma quali interessi? Avete già dimenticato quello che mio marito ha fatto per voi? Vi ha trattato come fratelli, vi ha dato da mangiare. E questo è il rispetto che voi portate nei suoi confronti. Ma cosa volete da me? Io non posso darvi niente. Io a stento riesco a crescere mio figlio. A stento riesco a fare la spesa. Donna Teresa, sinceramente, una soluzione a questo problema io ce l'avrei. E sarebbe sta soluzione? E da, donna Teresa, state sempre ingazzata. Un po' di dolcezza in questi casi non guasta mai. Donna Teresa, non vi preoccupate. I soldi non sono niente di fronte a una bellezza come voi. Levatemi le mani di dosso, mi fate schifo. Vai a chiudere il guaglione lì dentro. Ehi, piccolino, come ti chiami? Vincenzo, che cosa volete da mia madre? Niente, siamo parenti venuti da lontano. Vieni con me. Teresa! Aiuto! Bastardo, no! Enzo! Angelo! 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 Se c'è il coraggio allora spara, spara. Tu sputa il petto e dopo spara, spara. Non ho paura.
angeli senza ali. Le abbiamo perse in volo insieme ai nostri sogni, amore ed ideali. Strappate da bastarde dal silenzio della gente. Hanno tutto, tutto, tutto e non hanno niente. Tu che ne sai della mia vita? Della forza di cose spaccarsi gli ossa e calli sulle dita. Ore spese tra persone e luoghi sudici. Se non fosse vero tutto questo non vedresti i miei occhi lucidi. Questa è l'Italia dei malocchi e dei cliché. Di chi c'è stato la sporcata e di chi... Gianni risponde. Sì, pronto. Oi, Guido, dimmi. Sì, sta qui con me. Al solito posto, al solito bar. Ok, ti aspettiamo. D'accordo. Cosa volevano? Pare che sia qualcosa che riguarda noi. Vabbè, vabbè. Mo, Frangè, posso dire una cosa? Di Nicodè? Sì, proprio fortunato. Guagliò, che non è fortunato. Quello è un quadro dipinto da un grande pittore. Ci ridà fa? No, Frangè, niente. Così. Mo, Frangè, mi sta facendo spiegare pavo. Guagliò, ce l'ho io una bella cosa per farti togliere la paura a te. Vabbè, e allora? Enzo, abbiamo fatto un tiro. E tu lo sai che noi facciamo fare sempre buoni affari. Ok, stasera ti mando a Giacomo e chiudete l'affare. Salute. Per ogni giorno vicino a te. Buongiorno. Nico, vieni qua, eh. Che spopola tagliatura, eh. Mo, è bella, Frangè. Vedi da me. Mo, quanta cazzo costa? Ti piace? Sì. Vedi da me. Questa è la tua scelta? Sì, sì, va bene questa. Ok, puoi venire alla cassa. Deve pagare 30. Prego. Deve mettere in busta, eh. Sono un po' conto? Sì, sì. Contate tutto 350. Allora, questo è un acconto. Domani alle 4 venga prenotato 1.000 euro. E ogni fine mese altrettanto. Se no qui dentro farà molto caldo. Io non pago niente a nessuno. Oh, ma siete impazziti! Amore, cosa ti sei fatto? Chi che è? Domani alle 4. Mo, Frangè, perché sei una bella amica, c'è? Apro. Ah, corto. Due cinte. Due
100 più un altro 100. Pronto? Ui, Gianni. Sì, stiamo a scuola corto. Vabbè, vabbù, va. C'è mani di te. Mamma, hai visto? È bellissimo il vestito, mi sta bene. Sì. Amore, sei bellissima. Sarai la sposa più bella del mondo il giorno del tuo matrimonio. Mamma, dai, non ti commuovere. Se ti commuovi tu, mi commuovo anch'io. Allora, come va l'abito? Bellissimo. Ha fatto un vestito favoloso, davvero. Sì, è bellissimo, mi sta bene. Infatti sei la sposa più bella. Grazie. Ma perché mi chiamate questo? Ma è possibile che questa casa non si può più dormire? L'orologio l'hai guardato? Sono 3:30. Vito! Vito! Il caffè! Ho la capiglia o barro, caffè. Pronto? Ehi, ciao Mina. Uè Simona, come stai? Non molto bene. Cosa ti senti? È un po' di nausea. Ho capito. Domani vieni allo studio. Sì, faremo delle analisi. Va bene, va bene. Ok. A domani, ciao. A domani, ciao Mina. Questa coroncina ti piace? Anche questa sta proprio bene. Vi possiamo anche proporre qualche altra. Certo, va bene. Fammi vedere un'altra coroncina più bella. Buonasera. Come va? Tutto bene. E i tuoi genitori? Sono rimasti a casa. Sa com'è questo periodo di influenza. Comunque, ti presento mio zio. Piacere, Enzo Pizzi. Rita Evangelista. Piacere. Chiedo scusa, signora. Prego. Dobbiamo fare la prova dell'abito. Grazie. Scusate. Di niente. Piace l'abito? Sì, complimenti. È molto bello. Vero, zio? Ti scende veramente bene. Bellissimo. Ti sta benissimo. L'abito della sposa, quale si può sapere? È a sorpresa. Comunque è bello e la vedrai quel giorno. È stupenda. Come del resto lo sei anche tu. Grazie. In effetti, signora, complimenti. Non abbiamo dubbi. Anche la sposa sicuramente sarà bella. Cosa è successo? Mina, è da un po' di giorni che mi sento strana e sinceramente non so a che cosa attribuire tutto ciò. Simona, bisogna fare delle analisi.
that around. Kinda dumb to me, you should be getting down. Do me a favor, you see that lady over there? Go and ask her if she wanna shake her theory, yeah. Man, just give it a chance. Know you one of those cats too cool to dance? Well, I've been waiting all week to get my party on. And the first beauty I see, I'll get started on. Cause the way she shake it make me want to see her butt naked. Especially the jam that the DJ's got on right now is my style. Especially the tight dress clinging to her. It's like, oh yes. Let me see you move that. Let me see you move that. All the fellas get those feelings so they gon' make them shake that. Let me see you move that. Let me see you move that. Ladies get those fellas all. Chi sono per cari che piaciuto? Niente, che cazzo te ne fai? Ma per cazzo è mio padre. E che c'è? Com'è che c'è? Sento, ci devi stare, c'è tanto. Il comportamento che stia avendo non mi sta piacendo. Calma, no, calma. Che stai chiedendo a te? Ci mo basso, c'è. Pronto? Uè, Massimo. Sì. Te lo passo subito. Pronto? Uè, Massimo. Vincenzo. Ah, tutto a posto? Tutto a posto. Allora ci vediamo al ristorante. Sì. Mando a Matteo a fare quattro servizi. Va bene. Ok, ci vediamo al ristorante. Ci vediamo stasera. Ciao, ciao. Pronto? Simona? Ciao, sono Mina. Ciao Mina, dimmi. Sì, sono arrivati gli esami. Ah. Auguri. Auguri? Auguri di cosa? Aspetti un bambino. No. È vero. Ma è fantastico. Oh mio Dio. Senti, allora, facciamo una cosa. Io adesso devo fare una chiamata importante. Tu mi raccomando, non dire niente a Vito. E ti raggiungo tra poco, va bene? Ok, ci vediamo dopo. Ragazzi, apriamo gli occhi, eh? Ok. Signore e signori, un attimo d'attenzione. Vogliamo rinnovare gli auguri al signor Vincenzo per il suo compleanno? Sì! Allora lo invitiamo con la propria consorte al centro della pista per aprire le danze. Amore, vuoi sapere una bella notizia? Un altro guaio? No, scemo. Simone è incinta. Sei sicura? Sì, me l'ha detto lei stamattina. E mi ha chiesto anche se tu gli vuoi far da padrino. Che è successo? Non parli più. Dove vai? In bagno. Ma è la sesta volta. Quando scappa, scappa, no? Ma ti rendi conto di quello che stai facendo, eh? Ma lo sai che aspettiamo un bambino? Mi fai schifo. Ma
Vorrei ringraziare tutti i presenti per la vostra calorosa amicizia. E questa sera la nostra famiglia sarà più numerosa. Simona, Vito, venite qua. È mio onore essere il padrino di vostro figlio. E potete sempre contare su di me per proteggerlo e per crescerlo. Vigè, non ti preoccupare. A crescere mio figlio ci penso io. Vincenzo, ho saputo che giovedì esce dal carcere un certo Raffaele Esposito. Ti dice niente questo nome? Sono passato 30 anni. Ma siete sicuri che è lui? Sì, è proprio lui. Portamelo al cantiere. Posso sapere che hai? Niente, niente. Fai il caffè, fai. Tu a me mi devi dire tutto. E allora? Ora so cosa devo fare. Tanto l'ho capito. È per il discorso di Vincenzo ieri al ristorante, vero? Vitino Nan. E chi è sto Vitino Nan? Io sono un personaggio. Io non sono mai stato secondo nessuno. E ricordati che mio figlio sarà orgoglioso di avere un padre come me. Presto le cose cambieranno. Uè, ciao Lino. Uè, ciao Viti. Che è quella faccia da cadà? Ho perso tutto giocando a poker stanotte. Come al solito tu non sai giocare proprio. ridi Viti. Non ci pensare, è questo che ce l'ho a fare. No, Vitino. Vieni, sai che ti faccio vedere io come si fanno i soldi. Io non tratto sta roba. Non fa ragionare e toglie la vita. Vincenzo, tu non sei un santo. Tu hai figli? Cosa c'entra? Potresti essere proprio tu il killer di tuo figlio. Jonathan, i vermi sono fatti per strisciare e quella roba fanno diventare così, ti porta solo nebbia. Bella, noi stiamo venendo, ok? Ciao, ciao. Monti ha portato verde, non pin. Continuo Viagra a Prince, sono due bijou. Coppa, a me non serve Viagra. No, ma mi deve provare. Shmanisce.
Ma chi siete? Non da ricordi me? No. Eh già, sono passato 30 anni e mica ti puoi ricordare me. Maggiore Teresa. Non ti dice niente. Ti prego, non uccidermi. No, io non ti uccido, uccido a mille. Gianni, non lo dovevi ucciderlo, lo dovevi solo spaventare. Per sapere dove stanno gli altri due. Lei cercò di difendersi. Quelle bestie la pestarono e la violentarono. E poi uccisero quel ragazzo, innocentemente. Ce l'ho sempre nella mente. Raffaele Esposito e Giuseppe Carò. Ma il terzo è un mio incubo. Un nome che non ho. Giuseppe Carò. È tornato dopo 10 anni dal Brasile. E vivi a Taranto. Vince, quando lo vuoi, te lo portiamo. Bastardo! Parla, bastardo! Vince, ammazziamo. Tanto non parlerà. È d'onore. Hai ragione. Diventare una donna, senza difendersi. Vero, solo vero. Vado, lo penso allora su quello. No, non ammazzarmi, non l'ho uccisa io tua madre. Io ero amico di tuo padre e lo volevo bene. Non menzionarlo, non sei degno di fare il suo nome. Ehi, piccolino, come ti chiami? Vincenzo, che cosa volete da mia madre? Niente, siamo parenti venuti da lontano, vieni con me. Mi disse di andare a casa di tua mamma. Ma non sapevo di avere altre intenzioni. Balle. Balle per non morire. Zitto. Fai il suo nome. Ti salverò la vita. Il nome che ti farò segnerà la tua morte. Cosa vuoi dire? Sei stato sempre protetto, nessuno ti poteva toccare. Il destino ha voluto che la cosa più cara che ha si è innamorata di te, salvandoti la vita. Hai capito? L'assassino di tua madre è Don Felice, il sangue di tua moglie. Non gli dar retta, Vince. Ti sta ingannando. Prendetelo. Thank you.
Come vedi, ho preso la mia decisione. Noi ci metteremo in affare. Però il cave tuo non mi piace. Quando tu accetti. Io non ho mai fregato nessuno, a meno che non stia contro di me. A lui ci penso io. Ragazze, la valigia. Fabrizio. Gianni, con questa comanda il mondo. Fa soldi al potere. Fis! Si proprio non fis! La famiglia è una cosa importante. E tu non puoi infrangere le regole. E ringrazia a Dio. Che te voglio bene. Ma io voglio chiarirmi. Ehi, chiariamo. E chiariamo sempre. Chiariamo, chiariamo. E mo vattene. E c'è cammi fallone. Massimo, accompagnalo. La città sarà il mio. Amore, finalmente. Non vedo l'ora di partire. Adesso preparo la macchina, che se escono veloci non riesco a fotografarli. Eccoli. Vai Anto, vai, vai, se no se ne scappano. In discoteca l'abbiamo beccato sniffare davanti a tutti. Sta trascurando la famiglia e non ne segue più gli ordini, e tu lo sai. Abbiamo la polizia del calcagno
per colpa sua. E tu lo vuoi ancora perdonare? Tu ci hai insegnato a ragionare con la testa e non con il cuore. Vincevi. Il tempo dei sentimenti è finito. Lo sai cosa dobbiamo fare? È arrivato l'infame. C'è una consegna. Vitino, vieni qua. Da posto. È arrivato il momento, non possiamo più aspettare. Dov'è Vito? Non ti preoccupare, sta arrivando. Stai tranquillo. Vito, vai a vedere, abbiamo bucato. E dillo a Vincenzo che l'ho sempre voluto bene. E dillo a Vincenzo che l'ho sempre voluto bene. Ciao Simona, che ci fai qua? Apri. Senti, ti a me, torna a casa. Ti ho detto di aprire, cazzo! Ok. Dove sei? Dove sei così posso vomitare tutto il mio odio? Ah, sei qui. Sappi che io non ho più paura di te, di un maiale come te. Che si nutre della sua stessa carne. Fino a ieri dicevi di amarlo. E invece adesso hai fatto di me una donna in nero. E hai lasciato mio figlio senza un padre. Tu non hai un'anima. Tu credi di essere duro, ma non lo sei. Proprio tu, il padrino di mio figlio.
Me lo sentivo, glielo dicevo e non mi sbagliavo. Ma sappi che farò in modo che mio figlio non conosca mai il boia di suo padre. Simona, non preoccuparti. Tu hai la facoltà di non rispondere al giudice. Abbi fiducia. Me la vedo io, ci penso io. Va bene. Tu, poi vediamo di confrontare i vari documenti. Avanti. Dottore, mi scusi. C'è l'avvocato Castellaneta e la signorina Sampognaro. Ah, ecco. Li faccio accomodare. Prego, accomodatevi, prego. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Buongiorno. Il bimbo come sta? Cresce bene. Sono felice. Signora, io non l'ho chiamata in veste di giudice, ma da padre. La città sta diventando sanguinosa. E magari grazie alla tua collaborazione si potrebbe mettere uno stop questa malvagità. Pensi a quante persone potremmo salvare se solo collaborasse. Vogliamo dare un futuro a suo figlio? Dottore, io non so nulla. Gli assassini di suo marito sono ancora liberi e l'omertà non ci aiuta a sconfiggerli. Sono la prima a volerli dietro le sbarre. E vorrei anche buttarne le chiavi, ma io non so nulla. Questo è vostro compito, scoprire i colpevoli. E spero che lo facciate presto. Va bene. Rimanga a nostra disposizione. Buonasera. Buonasera. Salute, avvocato. Simona, ci pensi. Buon lavoro, giudice. Ammazziamo Simone, Vince. Quella è stata dal giudice. Ci butta nella merda. Ci farà prendere l'ergastolo. Stai tranquilla. Simona è una donna d'onore. Non parla. E meno morti ci sono. E più lavoriamo più tranquilli. E poi? Femmine e creature non si toccano. L'uomo d'onore paga sempre i suoi debiti e mantiene sempre la parola. A Simona, lasciala stare. Ciao Vince, ciao Massimo. Ciao, ciao. Gianni, tu puoi pensare, ma decidere sono io. Ciao. Massimo, guida troppo, ha bevuto un bicchiere di tè. Pronto? Poi amore, sto tornando. Ok, ciao ciao.
Parola d'omertà non esistono più. Dobbiamo capire chi sta e chi non sta con noi. Purtroppo la guerra è inevitabile. E la villa in montagna non è più un posto sicuro. Non problem, Vince. Chi ci ha tradito pagherà questi pezzi di merda. Carissimo Gianni. Che ti prende da bere? Montenegro, grazie. Fabri, due Montenegro. Due Montenegro. Gianni, perché mi hai chiamato? Perché ultimamente troppe voci volano nell'aria. Mettiamo a tacere questa vedova. Gianni, ed Enzo? Ah, Enzo, non ci pensare. Pensiamo al futuro. Sicuro? Non ci pensare, stai tranquillo. Dai, festeggiamo. E che cosa dobbiamo festeggiare? Ma come? La nostra travolgente ferale storia d'amore. Assaggia anche tu il nettare meraviglioso del nostro amore. Anzi, facciamo così, giochiamo. Io sono la tua sirenetta, che ti prende e ti mangia come un maiale. Davvero? Stronzo. Piuttosto, giochiamo a carte scoperte. Che fine ha fatto Vito? Non devo scordare che io ti ho conosciuto in quello di Atalus. E magari non sai digerire quel piatto avvelenato. Pure io volevo bene a Vito. Ma non è colpa mia. Si è voluto prendere quel treno che non torna giù. Amore, scusami. Vieni qua. Fatti giù vicino a me. Ti raccomando. Franci, guarda papà dove ti ha portato. Che bello, sono in uno studio discografico. Qua abbiamo l'artista. Mi ha detto papà che tu sei bravo, che canti molto bene. Vai dall'altra parte, vai. Facci sentire la tua bella voce. Massimo, porta la mano. Andiamo, Franci. Nicola, dedica il tuo tempo per lui e fallo felice. Ha bisogno di te. Ha una voce d'angelo. Vince, ma io non voglio lasciarmi. Pensa a lui. Non crearti problemi. Per qualsiasi cosa, siamo sempre a tua completa disposizione. Grazie per tutto quello che stai facendo per noi. Ciao!
Ciao, come stai? Stai bene? Bene, grazie. Che piacere vedervi. Ciao. Ciao, Mina. Ciao. Come cresce, hai visto? Sì, cresce ogni giorno. Andate a fare un giro? Sì, a San Nicola. Ah, va bene, allora poi ti veniamo a trovare, certo, a casa un giorno. Certo. Mi fa piacere. Ciao. Ciao. Scoprire il telo. Sì. Simona, che mi dice, dottore? 3 colpi d'arma da fuoco, forse una 9x21. In caso domani, dopo l'autopsia, saprò dire qualcosa di concreto. Appena hai i risultati, me li porti subito in questura. Senz'altro. L'aspetto. Grazie. La dottoressa di Simona. Massari, faccia tutti i dettagli del caso, poi mi spedisca il file domani. Sia tranquillo, dottor Romani. Entro stasera le inviamo tutti i file. Dottore, è cambiata la direzione del vento. È scoppiata la guerra. Hai ragione, Paola. Questa è una criminalità crudele, senza onore, senza rispetto. È incominciato l'inferno. Ragazzi, voi avete chiesto di far parte del mio gruppo. Ma qui le responsabilità sono tante. Noi stiamo in guerra, ma voi lo sapete. Qua ci vogliono le persone con le palle. Gianni, puoi contare su di me. Ma tu, quando spari, così fai? Quando spara non inceppa, lui va dritto al bersaglio. Io lo spero per lui, anche per noi. L'epoca di Vincenzo è ormai finita, ora tocca a noi.
Oh, andiamo a prendere un panino e una cosa da bere, che ho fame. Il primo bar che troviamo ci fermiamo. Oh, ma stiamo girando sempre, ma lo stomaco è vuoto. Oh, ho preso due bere fresche, eh? Oh, oh, Gianni Serra, Gianni Serra. Abbiamo ospiti. Accelera. Tony, accelera un pochettino. Questi sono gli uomini di quel bastardo di Vincenzo. Rallenta e gira a destra. Tony, li becchiamo chi se bastava. Tony, che facciamo? Chiamiamo aiuto. Non chiamare ancora. Ragazzi, pronti? È arrivato il momento. Oh, dove sono finiti? Dove cazzo stanno questi bastardi? Sparisciuto proprio. Bastardi! Antonio! No! Salvio, me lo chiami in napoletano, per favore.
Pronto? Ciao Massimo, sono Salvio. Fimmi pazienza, per favore. Te lo passo. I crotonesi. Ciao Enzo, buonasera. Ciao Salvio. Ah, ok. Enzuccio, come stai? Ciao, compare. Sì, tutto bene, tu? Bene, bene, sì. I gamberoni sono arrivati, sì, sì. Sono belli rossi. Ah, quelli che piacciono a me. Sì, veniamo la prossima settimana. Eh sì, questo è il periodo dei gamberoni. Sì, sì, va bene. Un abbraccio, Enzuccio. Salutami gli amici. Ciao, Gennaro, ciao. Tutto è pronto. Massimo, io ti do il nero su bianco. Però, ti raccomando, attenzione. Potrebbe essere qualcuno in mezzo a noi che fa il doppio gioco. E lavora con Gianni. E poi, ragazzi, dai qualcosa di soldi in più. Ok, Enzo. Grazie della fiducia che hai in me. Che bel bambino. Madre, questa è un'offerta dell'istituto. In questa busta solo lei conosce questo numero. Mi può chiamare in qualsiasi momento. Mi raccomando, non lo deve sapere nessuno. Oh mio Dio. Vi presento la dottoressa Liliana Pace, che da questo momento lavorerà con noi. Piacere. Lei sostituirà la dottoressa Pagone, che è stata trasferita ad Udine, una città fortunatamente più tranquilla. E quindi potrà fare le sue ferie ora. Lì. E ora veniamo a noi. La perizia balistica ha stabilito che la Sampognaro Simona sono state freddate dalla stessa arma. Una 7,65. Dottore, aumento di morti. E noi senza risolvere nulla. Ma lo Stato dov'è? Lo Stato siamo noi. E siamo noi che dobbiamo garantire un futuro migliore ai nostri figli. E voi siete eroi che combattete la mafia e la camorra. E io sono fiero di avere uomini come voi al mio fianco. Ed ora, ragazzi, al lavoro.
Vince, io ti voglio bene, lo sai. Hai rispetto, onore. Ma giù si fa troppo rumore. Qualche famiglia non è più contenta. Serra si sta facendo troppe amicizie. E sul traffico della droga sarà permessa. E non creerà problemi ai tuoi affari. Franci, ma... Si è deciso così. Abbiamo scelto questa vita e con le sue leggi. Le sue leggi? Serra deve scomparire prima che diventerai tu lo scomodo. Sai convincere alle famiglie. Non c'è più tempo, Vincenzo. Il Podipo si cuoce con l'acqua sua e sarà lui stesso a scegliere la data della sua morte. Lo spero per te. Andiamo a mangiarci qualcosa. E stasera ti faccio vedere il mio locale. Ok. Gianni, vedi che ragazzo è arrivato. Fabri, domani Enzo va al centro estetico, là dove tu sai. Mi raccomando, sai quello che devi fare. Non fallire, eh? Non ti preoccupare. Gianni, che è successo? Qualcosa? Ti sento nervoso. No, niente, Enzo, problemi a casa, un po' di cose, niente, non ti preoccupare. Au! Bastardi! Se ne sono scappati. Il cornutone ci ha tradito. Che sta da parte di Simone. Oh, oh, Massimo, ma quello non è Lino. Lino? Sì, là. E che ci fa? Thank you.
Data la mano. Avete fatto un buon lavoro. Sono buoni i gamberoni, eh? Cameretta. Ditemi tutto. Chi vi parla è una mamma, in pena per il proprio piccerino. Si parla di Pierino, l'omino di casa. Vi vede come esempio, come idolo. Non vorrei che come te, scusate la confidenza, voi siete uomo di conto nel quartiere. Ho saputo da parenti la vostra storia. Mamma Concetta, ti posso chiamare così? Il tu te la impongo. Indietro non posso tornare. Ma vi dico da adesso, Covaglione sarà felice di crescere con te. Grazie, Vincenzo. Mamma Cetti non ci fa caso. Ma Pierino, adesso dove sta? È andato al campetto del quartiere. Non ti preoccupare. E sarà l'orgoglio della tua famiglia. Grazie, Vincenzo. Sono io che vi ringrazio te. La porta della casa mia è sempre aperta per te. Sembra un figliolo. E tu una santa mamma. Però andiamo, ci vuole incenso. Ecco, ora rivedo in te, Pierino,
La mia immagine allo specchio riflessa nel tempo. Ora sto sognando. Lasciati guardare. Fammi rivedere quello che ero io. E voglio che tu lo sia. Ed ora ascoltami, Pierino. Resta quello che sei. Ne hai da vivere. E continua a giocare. Sei in gamba, sai. Ne hai strada da fare. Torna da mamma Concetta. Tu sei il sole che la riscalda. Non deluderla mai. Ha solo te. Falla sorridere. Io volevo essere come te, ma la vita mi ha deriso. Io ho perso mia mamma. Tina della stretta a stretta a mamma Concetta. E non cambiare rotta. Ma capisci, Piri? La vita ti sorride. Tu hai i miei occhi che ti guardano. Sei il mio specchio riflesso nel tempo. Non romperlo. Ed ora va. Torna a giocare. Grazie per tutto quello che hai fatto per me, Vincenzo. Perché? Stavate prima di noi. Giochiamo tutti quanti insieme. Ok. Vai, giochiamo. Oh! Posso giocare con voi? È bellissimo. Cresce molto bene grazie a lei. È un bambino intelligente, recepisce tutto. E poi mi dice, da grande voglio fare il medico per curare la gente. Dammela! Mi dai il pallone? Vai Vincenzino, vai a giocare. Mamma, che bello, guarda, ci siamo divertiti tantissimo, guarda un po'. Che bei posti, guarda Issa, guarda bellissimo, che bello, un mare stupendo. Stupendo, sono contenta per voi. E non è ancora finita la giornata. No, no, abbiamo un'altra sorpresa per voi. Cosa? Vi portiamo a vedere le bellezze della città di Bari e poi andiamo a pranzo. Bene, non vedo l'ora neanche. Siete contenti? Sì, certo, certo. Va bene. Nonna. Vedi, vedi cosa vuole. Pronto, nonna? Sì, ciao, tutto bene.
Sì, sì, siamo qui a Bari a farci una passeggiata. Sì, sono venuti a prenderci anche i nostri suoceri e mamma sta con me. Sì, sì, credo che verso le 9 torneremo a Napoli. Ok, ok. Beh, tu come stai? Va bene, va bene. Un bacione grande. Ciao, ciao, ti voglio bene, ciao. Oh, Filippo, quando vieni? Ti sto aspettando. Sono al solito bar, sì. Ti aspetto. Per me un caffè? Vuoi caffè? Io prendo un espressino. Perché non rispondi? Freddo. Com'è? Che cosa? Valeria! Valeria! Amore! Valeria! Come Valeria! Sei... Amore! Amore! Valeria! No! Valeria! Valeria! Hai un invito. Ti ringrazio di essere accettato l'invito. Jonathan, era obbligo. Non facciamola lunga. Tu le dai la possibilità di fugare nel soldi. Ormai Vicenza, senza balle, vuoi fare un missionario. Porta da me, già pronto, 5,50 per te. Dividerà con me il nostro affare. Quando vuoi, puoi uscire. Vabbè, la camicia mi andava un po' stretta. Big la valigia, quella un conto è per te. Adesso. A nostra salute. Nino, sono Vito. Vieni a Piazza Diaz, devo parlare. Ciao, ciao. Com'è l'appuntamento qua? È successo qualcosa? Ti vedo un po' strano. Nino, qua succederanno da guerra. Con chi? Con Vincenzo Napoletano? Stamattina io e Onofre abbiamo prelevato il braccio destro di Vincenzo, Napoletano. L'abbiamo portato a Jonathan, l'ha corrotto per farlo fuori Vincenzo. Era ora, almeno lo ammazziamo a sto bastardo. E il problema qual è? Il problema è Gianni Serra. Gianni Serra? Gianni Serra sta con noi. Gianni Serra non sa nulla di sta cosa. Nino, qua bisogna aprire gli occhi. Stai tranquillo, Jonathan sa cosa deve fare. That you're faking, but
Fratello, è andato bene il viaggio? Tutto bene, tua figlia? Bene, bene. Viviamo qualcosa, fratello. Io non ho fratelli. La mia partenza non è stata una mancanza per nessuno. Siediti, Gianni. È venuto arrabbiato, amico. Bravo, amico, già va meglio. A quanto pare, quando manca il gatto, i topi ballano. Tu cosa vuoi dire? Che Vincenzo è un problema mio. I problemi miei li sbriga a modo mio. Io volevo fare un regalo per te. Non è tempo di regali, questo. A me non piace chi mi vuole scavalcare. Comunque non voglio rovinarti la festa. Continua pure. Io vado via. C'è tempo per ogni cosa. Ciao, Jonathan. I ragazzini ti stanno aspettando. Continuate a divertirvi. Vincenzo, e oggi è il mio giorno fortunato. Sfortunato per lui. Vincenzo Napoletano, è arrivata la fine per te. Non credo che sei tu che mi mandi dal creatore. Merda. Cammino. Ma che volevi fare? Ma che cazzo volevi fare?
legato da un moccoso come te. Per fare l'uomo non c'è bisogno di altri una pistola in mano, ci vuole il cervello e le palle. Gianni Serra. Ma da dove li prendi gli uomini? Gli uomini dell'asilo. Massimo, dammi la pistola. La tua carriera finisce qui. Non ammazzarmi, Vincenzo, non ammazzarmi. Gianni Serra mi minacciava. Per l'ultima volta, fall'uomo. 16 anni. E tiene una vita innanzi. Volevi fuoco a morriste. Non mi fa pandì. Pigli dalla famiglia e vattene lontano. Vattene. Vattene, piccolino. Sei stato graziato. Facciamo una cosa, io faccio il dottore e tu la paziente, va bene? Dici 33? 33. Oh, anche lei l'ha detto, vediamo. 33 ha detto, dillo. 33. Wow, ma sei bravissima. Sei una paziente brava, così ti comprerò le caramelle. Vincenzo, scusami, di là c'è Massimo. Mia moglie dov'è? È in camera da letto. Vai con la tata, vai, portala nella stanza dei giochi. Andiamo, andiamo. Vai. Amore, dai un bacio a papà. Vai, vai. Ui, Massimo. Massimo, ti devo dare un ordine che non avrei mai voluto dartelo. Dobbiamo eliminare Don Felice. Così realizzo la mia vendetta. Bisogna fare un buon lavoro. Che se lo sapesse mia moglie, la perderei. Adesso vado a prendere il cappotto, poi andiamo da Matteo. Vabbè. Bevi qualcosa. Non ti preoccupare, magari poi prendiamo qualcosa insieme. Amore? Vado un attimo con Massimo, vengo più tardi. Cosa è successo? Un po' di mal di testa, vai. Ci vediamo più tardi. Ciao. Papà, rispondi! Papà, rispondi, ti prego! Dai, andiamo, veloce, dai! Corri, 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 corri! Su, dai, che è tardi, andiamo, andiamo! Forza! Cristina, e se Enzo mi domanda? Non lo so, invento una scusa, digli che sono andata a fare la spesa, vedi tu un po'. E vabbè. Mi faccio sentire io, ciao. Su, dai, che è tardi, andiamo, andiamo! Andiamo a comprare le caramelle. Che è successo, papà? Figlia? Che è successo? Papà, ti devo dire una cosa importante. Ti vedo agitata. Sì. Entra in macchina, entra in macchina. Entra. Thank you.
Dottore, che è successo? Ci avete chiamato con urgenza. Un'altra vittima? Vi do una bella notizia. Via libera per gli arresti. Ho firmato poco fa. Parte subito il blitz. Nord-sud. Finalmente è caduto quel muro di omertà che ci bloccava. Abbiamo un collaboratore di giustizia. Sì. Andranno tutti in galera questi bastardi. State attenti, mi raccomando. Stiamo scrivendo una pagina importante contro la malavita. Finalmente li rivedrò faccia a faccia. Salvatore, tu prenditi qualche giorno di riposo. Lo so che vorresti essere tu ad arrestarli per vendicare la morte del caro amico Antonio. Purtroppo, dopo l'agguato che hai subito, le indagini sono passate a Roma. Fanno davvero di tutto per metterci i bastoni tra le ruote. Ma se li arrestiamo, è anche grazie a te. Antonio ti ringrazierà da lassù. E ora preparatevi, che stasera c'è festa. Allora, la musica è pronta. Lei deve solo cantare. Buon pomeriggio. All'alba la polizia ha arrestato 40 persone appartenenti ai clan di Vincenzo Berto, detto O Napoletano, e Gianni Serra. Questi ultimi sono riusciti a sfuggire all'arresto. Da anni insanguinavano la città. Due giorni fa fu trovato morto Jonathan Ali, appartenente al clan Serra.
Sono stati arrestati alcuni assessori che dalle indagini risultano che truccavano appalti a favore del boss Vincenzo o Napoletano. È stato ritrovato un arsenale e stupefacenti. La polizia ha dato un grande colpo alla malavita. Le indagini sono state curate dal giudice Vito Potessa e dalla dottoressa Viviana Pace. Ciao papà. Ciao tesoro. Amore, vai un attimo in cucina a portare questo, che mamma deve dire una cosa a papà. Amore, ma è successo qualcosa? Ti vedo impaurito. Sono andata a fare la spesa con la bambina. Mi hanno fermato due tipi. Mi hanno detto che alle 9 devi andare al bar. Ti aspetta Gianni Serra. Ti hanno fatto qualcosa? Hanno fatto un po' gli stronzi. Vai in cucina dalla bambina. Amo, torno presto, amo. Amore, ti raccomando. Non ti preoccupare. Massimo, io ti stimo. Sei una persona intelligente. Soldi di Jonathan, ti stai divertendo, ti sei divertito. Ora Jonathan non c'è più e lo sai benissimo. Il tuo clan è decimato. Mi devi portare Vincenzo. Farai parte dei miei affari da ora in poi. Amore, vieni un attimo. Amore, che è successo? Amore, non ti preoccupare, non è successo niente. Prepari le valigie, ho prenotato un volo per voi. Andate a Verona dai tuoi genitori. Mi dici cosa è successo? No, non è successo niente, non ti preoccupare. Presto ti raggiungo, hai fiducia in me? Sì. Tu prepara, vado dalla bambina. Mi dispiace, cammino. Ci ritroviamo. Ma cosa volevi fare, Vincenzo? Il mamma santissimo. Io prenderò in mano tutto. Grazie a te che mi hai tolto dalle palle d'un felice. Io entrerò anche a Napoli. Se volevi fare il pastore, ti costruivi una chiesa e dicevi la messa ai tuoi fedeli. Siamo tutti assassini. Ma ammazzate le donne, no? Pezzo di merda. Oh! Serra deve scomparire. Prima che diventerai tu lo scomo. Quando il nemico ti attacca e non riesce ad eliminarti, tocca alle persone a te più care. Tu l'hai fatto personalmente. Ma la vita che cos'è? Soldi, potere. Chi continua in questo ambiente non è per i soldi, rispettano le regole. Ma tu questo no. Sei un uomo morto. Questo lo decidi tu. Ti do l'occasione per fare l'ultima preghiera. Pregherò per te. In questa città non c'è più posto per persone come te. Massimo, mettiamo fine a questo film.
Pudico si cuoce con l'acqua sola. E sarà lui stesso a scegliere la data della sua morte. Corri subito da tua moglie e da tua figlia. Non c'è più epoca in questa vita. Io ho già pagato troppo. Buona fortuna. E tu che farai? Ho una promessa da mantenere. Professore, c'è una persona che dice di essere parente di Angelo, ma non ha parente. Fallo passare. Vincenzo, quanti anni sono passati? Sì, professore. Io ti ringrazio sempre per gli aiuti alla clinica. È di dovere. Cosa hai fatto al viso? Niente, una porta che non chiudeva bene. Ma adesso è libera. Ho capito. Viene ancora la polizia? Veramente è molto tempo che non vengono più. E Angelo? E Angelo è sempre lo stesso, oramai in uno stato vegetale. Noi cerchiamo di dargli degli stimoli, degli impulsi, ma adesso si è messo anche il cuore a fare i capricci. È là con l'infermiera. Professore, posso? Certo, Vincenzo. Infermiera, venga con me. Sì, professore. Angelo mio. Come amara. La vita per uno come me, sì. Parlo di quello che sono diventato. Io, Vincenzo, o piccerilli mamma Teresa. Ora, a capo di pupi bagati, come me, purtroppo. Ora sto qui in questo lager per mentali. A rivedere con lui. Colui che mi ha portato via da quell'orrore che stava avvenendo in casa. Tu, piccolo angelo amico mio, il nome che meriti, il paradiso è tuo. Adesso ti vedo in questa sedia inferme, ma non un verme. Angelo, ora porta in paradiso mamma Teresa tutti i baci miei che gli sono venuti a mancare ora che giunge la mia figlia. Regalami un sito in paradiso, l'altra vita, un'altra vita. Madre, non si agiti,
Il dottore ha detto che devi stare tranquilla. Sorella, è arrivata la mia ora. Non dica così, lei si riprenderà. Ti devo svelare un segreto. Che Dio mi perdoni. Il nostro Vincenzino. Il cammino del fidanzamento, illuminati dallo Spirito Santo e accompagnati dalla comunità cristiana, siamo venuti in piena libertà nella casa del Padre perché il nostro amore riceva il sigillo di consacrazione. Vi rende partecipi dello stesso amore con cui Egli ha amato la sua Chiesa, fino a dare se stesso per lei. Vi chiedo pertanto di esprimere le vostre intenzioni. Alla presenza di Dio e davanti alla Chiesa qui riunita, date la se rispondete il vostro consenso, io accolgo te come voi mi ascoltate la grazia di Cristo come voi. È mio onore essere il padrino di vostro figlio e potete sempre contare su di me per proteggerlo e per crescerlo. Conosce a quel signore? No, perché? Ti guarda, è come se ti conoscesse. Sì, l'ho notato. Amore, aspetta un attimo, torno subito. Scusi, ma ci conosciamo? No. E perché piange? Ricordo quando mi sposai pure io. Siete una bellissima coppia. Complimenti. Grazie. Ti posso accarezzare? Certo. Dai, venga alla mia festa, è il mio invitato. Ti ringrazio, ma devo ritornare a casa. Ormai le feste non sono più per me. Vai, non fare aspettare la sposa. Auguri e che Dio vi benedica. Grazie. Non lo so, amore, come se nei suoi occhi ci fosse tenerezza. Come se lo conoscessi da sempre. Andiamo.